Buonasera e benvenuti a tutti. Stasera abbiamo lo straordinario onore di avere con noi due illustri esponenti, davvero personaggi chiavi del mondo ebraico, specie italiano e romano, Rav professore Benedetto Carucci Viterbi, direttore delle scuole ebraiche di Roma, e Rav dottor Roberto Della Rocca, direttore del Dipartimento di Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, sempre a Roma. Questo nostro incontro verterà sul pensiero ebraico di fronte alla Shoah ed è il quarto appuntamento della serie di conferenze La Shoah tra memoria e storia, le rappresentazioni della Shoah in Italia e in Europa. Dunque fa parte di un ciclo organizzato dal Centro Cardinal Bea qui alla Gregoriana per gli studi giudaici in collaborazione con la direzione del Master Internazionale del secondo livello in didattica della Shoah dell'Università degli Studi Roma 3 e in collaborazione con l'Ufficio per la Pastorale Scolastica del Vicariato di Roma. Saluto Don Filippo Morlacchi, lui come me, pellegrini appena rientrati da Israele. Mi sembra che nell'incontro stasera si tocca con l'orecchio e magari anche in un certo qual modo si tocca con la mano l'intimo e la radicalità dell'identità del Centro Cardinal Bea e delle sue attività. Identità e attività, se si vuole una parola un po' grande, della vocazione di questo centro che diventa anche la profonda motivazione di questo ciclo. Sto parlando della vocazione del così chiamato dialogo del cristianesimo, della Chiesa cattolica con il popolo ebraico, con l'ebraismo. Spontaneamente, e aggiungo qui troppo spontaneamente, identifichiamo il dialogo con il parlare l'uno con l'altro. Penso che proprio una visione biblica ci dimostra che il vero dialogo nasce e si realizza nell'ascolto dell'altro, e poi in verità a sua volta questo ascolto non è tanto il sentire delle cose magari nuove o sconosciute. Il dialogo, o meglio l'ascolto altrui, ultimamente è il ricevere, è il prestare e l'offrire del proprio silenzio e anche della propria voce a colui che possa completare, o sia, se volete, dire più autenticamente, più giustamente, più profondamente il mio proprio silenzio, le mie proprie balbuzie, perché no, i miei discorsi troppo eloquenti, troppo sicuri, troppo pieni di me stesso e perciò per forza discorsi spesso deliranti, auto-ingannatori. Siamo molto grati qui stasera, profondamente grati di poter essere all'ascolto di due voci che, al di là di darci una possibile lettura dell'illeggibile che è stata la Shoah, possono darci parole per dire meglio ciò che avremmo voluto dire, avremmo dovuto dire noi. Saranno voci che spero, quando echeggiando nelle nostre proprie menti, nelle proprie cuori, renderanno il nostro proprio silenzio, le nostre proprie parole meno vuoti, più sensati. Adesso dunque vi presento, è un po' superfluo ma lo faccio perché è un grande onore, vi presento il nostro primo relatore, Rav Benedetto Carucci Viterbi.
laureato in lettere moderne all'Università La Sapienza, ha conseguito il titolo rabbinico presso il Collegio Rabbinico Italiano sotto la guida del rabbino Elio Toaf. Attualmente preside delle scuole ebraiche di Roma, insegna presso il Collegio Rabbinico Italiano, ha insegnato qui alla Gregoriana e anche al Pontificio Ateneo Sant'Anselmo, lo diciamo per onestà, e autore di numerosissimi saggi sulla tradizione rabbinica, sulla ermeneutica ebraica dei testi sacri. A voi, rabbino Carucci Viterbo. Dunque, si sente adesso? Bene, posso. Allora, alcune premesse di metodo e poi alcune riflessioni di contenuto. Parlare della Shoah è sempre una grande questione, e è una particolare grande questione per chi anagraficamente non appartiene allo spazio temporale di chi l'ha vissuta. Insomma, ci vuole una grandissima cautela. Per chi viene dopo, come dire, non può che esserci un'enorme cautela, in qualche modo una sorta di ritegno nel parlare della Shoah. E questo dovrebbe essere comprensibile in maniera, direi, emotiva immediatamente, perché la grandiosità spaventosa e negativa della Shoah richiede, come dire, una grandissima cautela nel maneggiare, si potrebbe dire oggi, la questione. E quindi con grandissima cautela che tutti coloro che hanno la nostra età si avvicinano al tema. La seconda questione è possibile che la Shoah sia oggetto di pensiero in generale? Cioè, in altri termini, così come Adorno, per esempio, dice se possibile ancora scrivere o far poesia dopo Auschwitz. È possibile che la Shoah sia oggetto di una riflessione, oppure è un nucleo talmente incomprensibile in sé che forse dovrebbe essere posto al di fuori di qualsiasi possibile riflessione di pensiero? Questo è un altro, direi, approccio che va messo come premessa in qualsiasi riflessione sulla Shoah. Da una parte quindi la cautela, dall'altra un grande punto interrogativo, il grande punto interrogativo sulla possibilità, sulla legittimità, sullo spazio che esiste nel pensiero rispetto alla possibile riflessione su una catastrofe di tali proporzioni. Eppure è evidente che, posta la cautela e posta questo dubbio che va messo a premessa all'origine, è evidente che la tradizione ebraica post-Shoah ha grandemente riflettuto sulla Shoah. Non c'è un tabù e non c'è un non detto rispetto alla Shoah, e anche quei mondi all'interno dell'ebraismo, come per esempio il mondo della maggiore religiosità, della maggiore ortodossia, che apparentemente sembrano più reticenti a parlare esplicitamente di Shoah, di fatto ne parlano ampiamente. Quindi di fatto si può dire che se si maneggia con cautela, se si è cauti, se si è attenti, esiste uno spazio possibile di riflessione teorica sulla Shoah che apre, evidentemente come qualsiasi riflessione possibile all'interno della tradizione ebraica, linee di interpretazione diversificate, chiavi di lettura che spesso appariranno alternative tra di loro. Sarà un po' difficile, in realtà io cercherò di tratteggiare un quadro estremamente generale delle linee possibili di interpretazione della Shoah all'interno della tradizione ebraica. All'interno della tradizione ebraica, scusatemi il gioco di parole, più tradizionale, il che evidentemente non esclude che esistano all'interno della tradizione ebraica o dell'ebraismo, del pensiero ebraico, anche chiavi di lettura non tradizionali. Ma quello che mi interessa piuttosto presentarvi è quali sono le declinazioni possibili all'interno del piano più interno alla tradizione, scusate ancora il gioco di parole, quali sono le chiavi di lettura possibili. E vedremo che, ripeto, spesso queste chiavi di lettura sono quasi in reciproca elisione, quasi una che esclude la possibilità dell'altra. Ma questo in fondo è
mi sembra proprio l'impianto teorico che caratterizza la tradizione ebraica Tukur in generale, il fatto che si presentino, come il Talmud ci insegna, spesso chiavi di lettura, interpretazioni, posizioni assolutamente e diametralmente opposte, nella, diciamo, consapevolezza che queste non vanno lette in alternativa, in una sorta di pensiero esclusivo per cui o è vera una cosa o è vera l'altra, o quanto piuttosto in una chiave inclusiva, ovvero e, che sono vere sia una che l'altra. È chiaro che tenerle dentro anche emotivamente, oltre che intellettualmente, delle chiavi di interpretazione spesso così lontane, non è semplice. Ma questo è un po' il suggerimento che io darei dal punto di vista per come si diceva prima, di metodo, per capire quali sono i sensi di questa lettura, di queste letture, tenendo come ultima premessa generale in conto che siamo ovviamente di fronte nella tradizione ebraica un pensiero che si definisce comunque di partenza religioso, per quanto questo termine funzioni, e che decisamente la religiosità dell'ambito di questo pensiero, invece di semplificare, complica la leggibilità di un avvenimento del genere. Bisogna sfatare l'idea che la fede o la religione siano degli strumenti di semplificazione, perché non è così. Non è assolutamente così. Questa è una vulgata molto molto banale che sembrerebbe dire, beh, chi ha la fede ha risolto tutto. Non ci sono domande e non ci sono questioni. Questo ovviamente, per chiunque abbia questa esperienza, sa che non è così. È un falso, assolutamente un falso. È un falso in maniera particolare proprio di fronte alla sofferenza, al male, a questi grumi di difficoltà oggettiva di comprensione degli avvenimenti nella storia, che per chi è in una prospettiva religiosa non vengono risolti più semplicemente, assolutamente per niente. E allora, ecco, poste queste premesse che sono un po' lunghette, ma insomma passatemele, perché credo che spesso è meglio chiarire prima quali sono i metodi attraverso i quali si analizzano le realtà, in maniera che poi non ci siano fraintendimenti, vi propongo una serie possibile di letture. La prima lettura, che è in fondo la più terribilmente banale, ma che esiste e che ha la sua presenza all'interno della tradizione ebraica, è immaginare che qualsiasi male, qualsiasi sofferenza, e soprattutto quando il male è assoluto, è la lettura che questo male è una punizione, che il male sia una punizione, che la sofferenza sia una punizione. È una lettura lineare da questo punto di vista, che nella tradizione ebraica, a partire dai testi molto precedenti alla Shoah, a partire dai testi profetici, ad esempio, che leggono le catastrofi nazionali, leggono così la storia, a partire da due premesse che sono: la prima, che Dio non è indifferente all'agire dell'uomo, ovvero che Dio dentro la storia interviene, e dentro la storia interviene sia nella prospettiva salvifica positiva, a partire per esempio dall'uscita dall'Egitto in avanti, ma che interviene anche al contrario, ovvero con alcuni strumenti che gli è in mano e che usa come, diciamo, bastoni della sua ira, per usare una dicitura profetica che interpreta così, ad esempio, l'esilio babilonese e tutti i grandi altri personaggi storici che dentro la storia sono stati i realizzatori delle grandi catastrofi collettive nazionali, a partire dall'esilio babilonese. Questa prima lettura ha, da una parte, ripeto, una tradizione consolidata che non dovrebbe renderla particolarmente incomprensibile, perché appunto figlia di queste premesse, con però una precisazione metodologica ulteriore, e che è: ma qual è la colpa? Qual è la colpa possibile, se vogliamo dare una lettura del genere, qual è la colpa possibile per la quale si può giustificare, o si può comprendere, non giustificare, scusate la parola, si può comprendere una catastrofe del genere? Qual è
l'atto nefando che può dirci bene, sì, c'è una relazione causa-effetto. In altri termini, se immaginiamo che si possa leggere l'evento Shoah come punizione per qualcosa, bisogna leggere la storia come una concatenazione di cause ed effetti, bisogna leggere la Shoah come un effetto e dunque bisogna anche reperire, identificare quale sia la causa di questo effetto. E questo è il grande problema, evidentemente. Al di là della problematicità in assoluto di una lettura del genere, che ripeto tradizionalmente consolidata, ma che comunque è problematica, perché ci pone enormi problemi rispetto alla lettura in generale della storia, ma detto questo c'è l'ulteriore questione di quale sia come reperire, dov'è la colpa, se vogliamo dire così. E è chiaro che una lettura del genere, tra l'altro, diciamo, apre il fianco, apre la porta a tutta una serie di interpretazioni assolutamente antisemite, che hanno letto la Shoah e tutte le altre grandi catastrofi della collettività ebraica come non altro che punizioni per qualche cosa. Allora, io non amo molto questa interpretazione, perlomeno non amo per niente in questa forma così, diciamo, lineare, causa-effetto, proprio alla luce della impossibilità, non la difficoltà, l'impossibilità di trovare una causa immediatamente limitrofa o molto lontana. Però è importante tenere presente che questa lettura c'è, è inutile nascondersi, questa lettura c'è. E tra un po' cercherò di articolarla ulteriormente per mostrare come una fetta di ebraismo ha cercato di identificare quale fosse la possibile, diciamo, colpa. Una seconda possibilità, che per certi versi è esattamente il contrario di questa, o diciamo il reciproco più che il contrario, e che per certi versi è rappresentata da un pensatore americano, Emil Fackenheim, che è stato anche ospite qui alla Gregoriana molti anni fa in occasione di un convegno su questo tema di pensare Dio dopo Auschwitz, e che ha molto riflettuto sul tema della Shoah, sulla, da una parte, unicità, dall'altra sulla appello alla sopravvivenza, alla dimostrazione dell'esistenza di Dio, alla sopravvivenza del popolo di Israele dopo la Shoah, ma che in un certo senso vede Fackenheim, ma molti altri, Israele come l'aggiustamento della frattura rappresentata dalla Shoah, ovvero Israele storico, la nascita dello Stato di Israele, come in un certo senso il risultato della Shoah. La sto molto semplificando, esattamente come un po' era una semplificazione immaginare che esista una colpa per la quale la Shoah è la conseguenza, così anche dovremmo immaginare in questo reciproco il prezzo da pagare per la rinascita nazionale, che è rappresentata dallo Stato di Israele, è la Shoah. Fackenheim non dice esattamente questo, in realtà Fackenheim dice che la Shoah è la più evidente rappresentazione della funzione testimoniale del popolo di Israele, voi siete miei testimoni, la sopravvivenza del popolo di Israele dopo la Shoah è la testimonianza dell'esistenza di Dio. Vedete come entriamo nei grandissimi paradossi, perché esiste altrettanto consolidata una corrente che sulla grande domanda dov'era Dio ad Auschwitz risponde: Auschwitz è la più evidente testimonianza dell'assenza di Dio. Quindi siamo veramente di fronte a un pensiero della contraddizione o non contraddizione. Per alcuni Auschwitz è la testimonianza della inesistenza di Dio, per altri la sopravvivenza decimata del popolo di Israele da Auschwitz è esattamente la testimonianza contraria, ovvero del fatto che il ruolo testimoniale di Israele popolo è implementato, rafforzato dall'esperienza della Shoah. E questo ruolo testimoniale raggiunge il suo compimento proprio con l'Israele nazionale. Allora, lo Stato di Israele sarebbe in questo senso allora il vero tikkun, come dice Fackenheim, ovvero il vero aggiustamento, il vero adempimento completo e compiuto della funzione testimoniale del popolo di Israele post-Shoah. In termini più semplici, meno diciamo teorico-filosofici, appunto si potrebbe dire che in questa lettura della storia come causa-effetto,
questa volta lasciò invece di essere effetto e causa, e di conseguenza è per l'appunto l'origine di quel ritorno a Sion che nella tradizione rabbinica, nella tradizione ebraica, diciamo consolidata e lineare, è un passo verso la redenzione. Così recita la preghiera per lo Stato di Israele, il principio del germoglio della nostra redenzione. E dunque significa, è un grandissimo paradosso, dolorosissimo e ancora un po' avvolto nel mistero della storia, che il germoglio della redenzione in qualche modo è il figlio di Auschwitz. Spaventoso anche questo come pensiero. Non so se è più spaventoso il pensiero che ci dice che Auschwitz è una punizione o spaventoso il pensiero che ci dice esattamente questo contrario. Però coesistono questi due pensieri, sono assolutamente coesistenti. E vi dirò che chiunque frequenti un pochino lo Stato di Israele coglierà nel, diciamo così, patrimonio ideologico, nel, diciamo genetico ideologico di Israele, un po' questo elemento, ovvero che Israele si autorappresenta come la negazione della Shoah, non nel senso filosofico di Fackenheim, ma nel senso storico concreto. Israele è la riprova che mai più ci sarà una Shoah, e quindi è un po' una sorta di filosofia dello Stato. Se voi andate a Yad Vashem, che è il luogo, non mi piace chiamarlo museo perché non torna, questa musealizzazione dell'annientamento, dell'annichilimento, è un orrore da cui uno dovrebbe tenersi lontano. Considerate che se voi andate a visitare Auschwitz troverete i cartelli che indicano come arrivare ad Auschwitz con questa dicitura Museo Auschwitz. Quindi insomma la museificazione di Auschwitz e della Shoah è ben pesante, quindi non mi sembra men che meno ragionevole utilizzarla per spiegare che cosa sia Yad Vashem. Ma se voi andate a Yad Vashem c'è una specie di sacrario, diciamo così, nel quale tutti i visitatori ufficiali passano, come generalmente un ospite ufficiale qui a Roma depone la sua corona al monumento del Milite Ignoto, nelle visite ufficiali in Israele la deposizione avviene in questo luogo, e c'è una formula che viene letta che è identica in tutte le lingue, e questa formula è molto significativa perché questa formula sottolinea l'eroismo di coloro che si sono ribellati nella Shoah. Sottolinea la ribellione del ghetto di Varsavia, cioè sottolinea l'eroismo dei ribelli. In altri termini, ci dà l'autorappresentazione di Israele come per l'appunto la reazione tikkun, reazione aggiustamento rispetto alla Shoah, in una prospettiva altrettanto dolorosamente problematica, per una ragione molto semplice, perché insomma chi può dire che sono più eroi quelli che sono ribellati rispetto a quelli che invece sono stati sommersi, per usare una dicitura di Primo Levi? Chi dice che sono solamente i ribelli che sono degli eroi? Non c'è forse un eroismo altrettanto, se non ancora più grande, in quelli che lì sono rimasti? E quindi ecco, capite che l'immagine è un'immagine luce e ombra. Qualsiasi parte si prenda, qualsiasi lato si prenda, ha una sua componente luminosa, diciamo così, se si può parlare di luminosità in questo, in questo ambito, ma ha una sua anche lato terribilmente buio. E dunque ecco, la Shoah come la premessa dell'inizio del percorso di redenzione che avviene attraverso la fondazione dello Stato di Israele. Due interpretazioni tra di loro assolutamente in reciproca elisione. Ancora un'altra prospettiva che mi sembra interessante è quella rappresentata da Antionas, che non è un pensatore religioso, ma che riprende una categoria della tradizione addirittura mistica,
e che in qualche modo potrebbe essere riassunta in questo modo: il male, la sofferenza, in senso ontologico originario, non è altro che la risultante del libero arbitrio. Il prezzo del libero arbitrio della libertà è la possibilità non di sentire il male, ma anche di farlo il male. Non solamente di soffrire, ma anche di causare la sofferenza. E la categoria tradizionale che usa Jonas, in un certo senso, che la mutua, è quella della ritrazione. Un grandissimo mistico di fine Cinquecento, Yitzhak Luria, immagina che all'atto della creazione il primo movimento sul piano divino non sia un movimento di emanazione, ovvero un movimento che va dall'interno all'esterno, come ragionevolmente la creazione dovrebbe essere e come effettivamente viene descritta nella mistica, nella Kabbalah dello Zohar, quindi la Kabbalah diciamo del medievale e premedievale, quanto piuttosto sia un movimento di contrazione. Dio, prima di emanare, per creare, deve contrarsi, ovvero deve limitarsi, sostanzialmente perché se non si limita non c'è spazio per l'altro da Dio. E qui evidentemente la lettura non è spaziale, ma è esistenziale, ontologica. Solamente se Dio si pone un limite, che vuol dire se pone un limite al suo intervento e dunque lascia uno spazio per quell'altro da sé, che è l'uomo, e lascia uno spazio alla libertà dell'uomo, è possibile che l'uomo sussista, altrimenti l'uomo non c'è proprio spazio concettuale per l'uomo. Ma la conseguenza di questa contrazione e ritrazione non è altro che appunto lo spazio di libertà nel quale l'uomo, per quanto ci sia ciò che la tradizione filosofico-religiosa chiama la Shgaha Pratit, ovvero la provvidenza individuale, comunque l'uomo ha lo spazio di libertà. E questo spazio di libertà è uno spazio libero. E questo spazio libero comporta anche la possibilità, per l'appunto, di questa del male. Vi ricordo che male nel nostro linguaggio ha sempre una valenza duplice, perché il male sofferenza, quando io dico mi sento male o sento il male, ma è anche il male come opposto al bene. E sono due concetti che a volte si sovrappongono, ma non necessariamente si sovrappongono. Ecco, diciamo che il male sofferenza come conseguenza del male agito è la risultante della contrazione divina. E questo è quello spazio, è lo spazio occupato da Auschwitz, potremmo dire, se vogliamo leggerlo in questi termini. Auschwitz si colloca in questo spazio lasciato libero dalla ritrazione, dall'autoritrazione divina. E voglio adesso proporvi, non ho ancora moltissimo tempo, ma nel tempo che rimane, ancora due linee che in un certo senso sono connesse a quelle che abbiamo appena visto, ma che articolano il discorso in una forma più, chiamiamola così, raffinata. Il primo di questi due percorsi è quello proposto da Rav Soloveitchik. Rav Soloveitchik è stato il leader dell'ebraismo ortodosso americano, oggi diremmo del leader dell'ebraismo moderno ortodosso americano. È stato rabbino a Boston, viene da una famiglia di diciamo illustrissimi rappresentanti rabbinici lituani, e è stato considerato veramente il punto di riferimento dell'ebraismo ortodosso americano. Lui in vari testi ritorna su questo tema e lui elabora la interpretazione della Shoah a partire dalla riflessione sul rapporto che può esistere tra l'intervento di Dio nella storia, che è un dato, diciamo, costitutivo della teologia ebraica. L'abbiamo visto, ripeto, se lo vediamo dalla Torah, dal Pentateuco in avanti, su questo non c'è grande questione che Dio intervenga nella storia in relazione all'uomo. Questo è, non è grande originalità sostenerlo, tanto per dimostrarlo, la tradizione midrashica, ovvero la tradizione interpretativa della cultura, del pensiero rabbinico, così interpreta la risposta che Dio dà quando Mosè gli domanda come ti chiami.
quando Dio risponde Yeshereye, che diciamo lessicalmente, grammaticalmente non è affatto semplice tradurre, e che certamente non è ragionevole tradurre come sono colui che non torna dal punto di vista grammaticale in relazione a come in ebraico è espressa la risposta, ma insomma dice la tradizione midrashica che alla domanda, ma se mi domanderanno come ti chiami, cosa dirò, Dio risponde, io sarò con loro, ovvero sarò con il popolo in questa sofferenza della schiavitù d'Egitto, così come sarò con loro nelle prossime sofferenze della loro storia. Il che ovviamente lascia un po' interdetto Mosè, che risponde, ma non è sufficiente per uno che è in lutto vivere il suo lutto, per quale ragione bisogna già preannunciargli che ce ne saranno degli altri. Ma insomma, questa è la risposta in cui l'autodefinizione di Dio è questa. Dio si autodefinisce come colui che nel suo essere, perché la risposta è una forma del verbo essere, è dentro la storia accanto all'uomo. E accanto all'uomo soprattutto nel tempo, nel momento della sofferenza. Quindi, insomma, questa idea, il che addirittura significherebbe che per quanto la sofferenza nella storia, nella lettura dai profeti in avanti, sia in un certo senso legata all'agire dell'uomo, forse come punizione, comunque Dio è accanto all'uomo, non è abbandonato. La punizione non è un abbandono, diciamo così. Come che sia, ad ogni modo, questa autodefinizione è una televisione in cui Dio dice io sono dentro la storia, io ci entro dentro la storia. E dunque, la questione che affronta la Soloveitchik è come mettere insieme l'attenzione, la presenza di Dio nella storia con la grande tematica della casualità. Perché fino adesso noi abbiamo proposto tutte letture che invece bandiscono la casualità e inseriscono la causalità. Ora capite che casualità e causalità sono concettualmente in due regioni opposte del pensiero. La causalità nega la casualità nega la causalità. E invece Rav Soloveitchik introduce dentro un pensiero che è quello che prevede che Dio entri dentro la storia e che quindi afferma come pensiero l'assoluta causalità del meccanismo storico e quindi la leggibilità, anche se difficile, di ogni avvenimento, di ogni evento in una relazione di causa-effetto, con invece il tema della casualità. Sostanzialmente che cosa dice Rav Soloveitchik? Rav Soloveitchik riprende l'elaborazione rabbinica di un testo biblico che si trova nel Deuteronomio, in cui Dio dice a Mosè, poco prima della sua morte, che dopo la sua morte il popolo velocemente abbandonerà la strada indicata da Dio, e allora Dio dice in quel momento, in quel giorno, io nasconderò il mio volto da te. Ester Panim, come espressione ricorrente alla tradizione rabbinica, nascondimento del volto. Nascondere il volto vuol dire non guardare, vuol dire girare la faccia dall'altra parte, in sostanza. Vuol dire non solamente non mostrarsi, non farsi vedere, che è un aspetto della questione, ma è anche non osservare con attenzione, essere disattenti rispetto all'uomo. Il che, capite bene, che dal punto di vista teologico è mica tanto semplice. Che cosa significa dal punto di vista divino essere disattenti rispetto al piano umano? O Dio è attento, o Dio è disattento. Allora, questo è l'elemento che, diciamo, introduce nella riflessione proprio sulla Shoah Rav Soloveitchik. Questa idea che, in un certo senso, Dio riporti la realtà in una fase che è immediatamente successiva alla creazione, quindi in una fase nella quale l'attenzione di Dio in termini generali al creato si mantiene, ma che in realtà invece lascia spazio rispetto a un'attenzione specifica. È come se venisse diciamo enunciato un principio per cui esistono due piani di attenzione divina. Non potrà mai essere totalmente assente l'attenzione divina rispetto al creato, perché senza attenzione divina, senza quello che in un linguaggio filosofico più, diciamo, della tradizione non ebraica si potrebbe chiamare la provvidenza, senza provvidenza non esiste la possibilità di sussistenza del mondo. Ma esiste una provvidenza di genere, anzi una provvidenza universale, esiste una provvidenza particolare. Quello che si stacca ad un certo momento dalla storia è
la provvidenza particolare. Ecco che cosa vuol dire nascondimento del volto di Dio. Non guarda Dio e quindi è disattento, e non guardare Dio vuol dire lasciare l'oggetto di ciò che era prima oggetto di attenzione di Dio preda del caso. Si possono trovare dei testi biblici a sostegno di questa idea. Esiste un altro passo, sempre in questa, diciamo, prospettiva della colpa del popolo e dell'atteggiamento di Dio nei confronti delle colpe del popolo, in cui Dio dice: voi vi siete comportati con me casualmente, è una lettura un po' sforzata, ma mi sembra ragionevole poterla proporre, e io con voi mi comporterò casualmente. È il terrore del caso, perché la casualità, se la vogliamo inserire in questo tema della Shoah, ci permette di comprendere un altro grande dramma, che è un'altra grande domanda: ma se anche fosse leggibile la Shoah come una punizione, ma perché finiscono le camere a gas anche tantissimi uomini che invece sono stati assolutamente, rigorosissimamente fedeli all'impianto di vita, alle indicazioni che Dio dà? Come la giustifichiamo? Introducendo il principio della casualità, che è, ripeto, teologicamente di portata estremamente complessa, ma introducendo questo spazio di casualità parziale, potremmo dire, si dà anche questa risposta. Rav Soloveitchik, quindi, in un certo senso, dà una risposta che io ho ipersintetizzato e anche ho molto semplificato, come tutte le semplificazioni non funziona mai molto bene, ma insomma è una semplificazione che almeno dà, mi sembra, la cifra della lettura che lui propone, e che in questo senso mi sembra che introduca questo tema del caso, che è un elemento che a questo punto reintroduce le responsabilità dell'uomo. Perché capite bene che qualsiasi lettura causalistica deresponsabilizza il carnefice, semplicemente perché se la Shoah è la conseguenza di una, è la punizione per una colpa, il carnefice è puramente lo strumento attraverso il quale Dio fa pagare la colpa. E dunque dov'è la responsabilità del carnefice? E d'altra parte, se la Shoah è la causa dell'inizio della redenzione, ancora una volta, addirittura il carnefice sembra quasi che possa assumere una funzione provvidenziale molto forte. E dunque dov'è la responsabilità del carnefice? La invece introduzione di questo spazio di casualità riporta totalmente al centro la responsabilità dell'uomo. Non sottrai al carnefice la sua responsabilità di essere carnefice, perché il carnefice potrà anche non esserlo, perché il caso non significa che necessariamente accadrà questo, che può accadere ma può anche non accadere. Se lascio mio figlio di 2 anni attraversare la strada e io giro la faccia dall'altra parte, può anche essere che arrivi dall'altra parte della strada, ma può anche essere investito, e può anche essere investito da un prudentissimo conducente, ma può essere anche investito da un conducente che guida programmaticamente in maniera criminale, e ognuno si prenderà la sua responsabilità. Mi sembra che la ricchezza di questa proposta, ripeto, che dovete prendere come una semplificazione estrema, però sia in questo, che da una parte mantiene un impianto in cui Dio c'è, e quindi non fa scomparire Dio dietro il principio che esiste una responsabilità umana, ma dall'altra rimantiene presente la responsabilità umana. Ancora una ultimissima proposta e poi basta. In che modo l'ultraortodossia, che è un termine che non mi piace per niente, ma insomma tanto per intenderci, legge la Shoah? Ebbene, l'ortodossia interpreta la Shoah come una punizione per il sionismo, ovvero interpreta il sionismo, ovvero il movimento di rinascita nazionale che porta alla fondazione dello Stato di Israele, come la colpa originaria per la quale avviene questa punizione. E perché? Perché il sionismo sarebbe la forma più elevata di assimilazione. E perché sarebbe la forma più elevata di assimilazione? Perché in realtà c'è una fonte talmudica che dice che è proibito
Dio fa giurare al popolo di Israele che mai tornerà collettivamente nella terra di Israele, collettivamente, fino a quando Dio non lo deciderà. Non bisogna risvegliare Dio finché dorme, diciamola così. Esiste tre volte, c'è la ripetizione per tre volte di un verso del genere, no, vi faccio giurare sulle gazzelle, sulle cerbiate dei monti, non risvegliate il mio amato fino a che non lo vorrà. Cantico dei Canti. Tre volte in maniera abbastanza simile compare questa espressione e tre volte ci sono giuramenti, dice il Talmud e il Trattato di Ketubot, in cui Israele giura: io non andrò collettivamente nel terra di Israele, io non mi ribellerò alle genti che mi opprimono, e le genti che mi opprimono non dovranno opprimermi troppo. Allora i Haredim dicono: ci siamo ribellati? Abbiamo pensato di essere autonomi? Questa è la punizione. Che, vedete, è un'altra declinazione ancora che delle due variabili che abbiamo visto all'inizio, punizione Israele, mette insieme il senso in una forma esattamente contraria a quella che la prima e la seconda intendono. È una punizione per la volontà di autonomia. Allora ecco, io mi fermo qui perché ho superato, mi sembra, ampiamente i tempi a mia disposizione. Adesso, dunque, il rabbino Roberto Della Rocca, nato a Roma nel 1960, laureato in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma e anche conseguito la laurea rabbinica presso il Collegio Rabbinico Italiano a Roma. Stato rabbino ad Ancona, rabbino capo della comunità ebraica di Venezia, rabbino della sinagoga Beit Shalom di Roma, membro della consulta rabbinica italiana e del consiglio dell'Unione delle comunità ebraiche italiane, è stato vicepresidente dell'Assemblea dei rabbini d'Italia. Dal 2001 è direttore, questo da, avevo detto, di Dipartimento di Educazione e Cultura dell'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane, insegna pensiero ebraico presso il Collegio Rabbinico Italiano, presso il corso di laurea in studi ebraici del Dipartimento di Educazione e Cultura dell'Unione, ha tenuto corsi di cultura ebraica presso la Facoltà di Facoltà di Filosofia dell'Università di Venezia e presso la Facoltà di Filosofia Ebraica dell'Università Statale di Milano, autori di numerosi saggi ed articoli nel campo della cultura ebraica, di renderla comprensibile al mondo odierno. Rabbino, sì, Eptao. Shoah ha posto e continua a porre la domanda drammatica su come Dio abbia potuto permettere, come Dio abbia potuto tollerare una tragedia così, così grande. È nata così una sorta di teologia di Auschwitz, ma anche in questo caso risulta problematico, risulta al limite dell'impossibile fare una teologia chiedendo a Dio conto e ragione di ciò che avviene. Questo perché da sempre la letteratura biblica e post-biblica ci insegnano che entrare in quelli che sono i criteri retributivi, entrare in quelli che sono le ragioni della teodicea, è qualcosa che finisce con lo scontrarsi con un muro, perché c'è un'inconoscibilità dell'agire di Dio e della nostra inadeguatezza a comprendere quelli che sono i progetti divini. E questa è la conclusione del libro di Giobbe, che per eccellenza ci sbatte in faccia il problema del male, della sofferenza, del giusto che soffre, il malvagio che prospera. Quindi
Potremmo dire che in tutta la letteratura e il pensiero ebraico non c'è una teologia, cioè non c'è una concezione filosofica di Dio. Cioè di fronte alla domanda di Mosè, forse unica vera domanda filosofica, nel capitolo 33 dell'Esodo, Mosè chiede a Dio: fammi conoscere la tua essenza. Come a dire, fammi conoscere i criteri con cui tu gestisci, con cui guidi il mondo. E Dio risponde a Mosè che questa cosa, che lui non può vedere il cospetto di Dio, ma può conoscere soltanto il retro di Dio, dove paradossalmente anche dal punto di vista linguistico questo retro di Dio è anche la prospettiva, è anche quello che avrà in prospettiva, in lungimiranza. Quindi credere in Dio, avere fiducia in Dio, significa realizzare concettualmente Dio, significa farne esperienza, significa ascoltare la sua voce e significa essenzialmente seguirlo in quelli che sono i suoi dettami. Significa, come dice il Deuteronomio, camminare appresso a Dio. Come Dio seppellisce i morti, così noi dobbiamo seppellire i morti. Come Dio si prende cura dei malati, noi dobbiamo prenderci cura dei malati. Ma non c'è in tutta la filosofia ebraica una conoscenza teologica. Anche il Talmud, che è la riflessione ebraica per eccellenza, e la lettura specifica ebraica della Bibbia, non si parla mai di che cos'è Dio, di che cosa pensa Dio, ma si discute in modo appassionato, in modo animato, di cosa Dio chiede a noi in questo mondo. Come ha detto Carucci, non c'è un pensiero ebraico monolitico, alla faccia di chi vorrebbe un pensiero unico e rabbinico, non c'è pensiero più diversificato, più molteplice, più polisemico del pensiero rabbinico. E questo quindi, se per molti quello della Shoah è un problema teologico, per altri è un problema essenzialmente umano, disperatamente umano, dove anche un grande epigono della filosofia religiosa, che è Yeshayahu Leibowitz, lui si chiede: dov'è l'uomo ad Auschwitz, non dov'è Dio ad Auschwitz? Cioè, capovolge questa domanda che tutti ci facciamo, soprattutto, come diceva Carucci, nella direzione di Hans Jonas, che pone il problema di una sorta di impotenza di Dio, cioè dove la libertà umana limita a quello che è il concetto dell'impotenza. Questo lo troviamo in moltissimi pensatori, nello stesso Maimonide, certo, che si pone il problema della guida dei perplessi sulla difficile coniugazione tra l'onnipotenza di Dio e la libertà dell'uomo, cioè nel senso che tutto è previsto, ma è dato e concessa all'uomo la libera scelta. Un pensatore, diciamo, contemporaneo, che ha vissuto in prima persona
la Shoah, che non è solo un testimone, ma è anche un uomo che si pone in quella linea del pensiero rabbinico ed ebraico tradizionale, è Elie Wiesel, che nella maggior parte dei suoi scritti affronta questo tema del come si pone un ebreo di fronte alla Shoah. Nel 1986 ne riceve il premio Nobel per la pace e Elie Wiesel raccontò della sua esperienza nei campi, ma iniziò il suo discorso ricordando una leggenda hassidica. Il Baal Shem Tov, vedendo le sofferenze del suo popolo, si diede da fare per affrettare l'avvento del Messia, del Redentore. Per punire il suo tentativo di interferire nella sua guida del mondo, Dio lo punì e lo inviò in un luogo lontano con il suo servitore. E lì il Pacetov si accorse di aver dimenticato tutti i suoi poteri misteriosi e di non poter quindi fare ritorno a casa. Non ricordava le preghiere, non ricordava nulla, finché il suo servitore disse che si ricordava di un'unica cosa, l'alfabeto, e cominciò a recitarlo, il Baal Shem Tov con lui. E con quello il Baal Shem Tov riacquistò la memoria, e con la memoria la capacità di fare ritorno a casa. Il solo modo, dice Wiesel, per dar senso al dolore, per evitare che non ne venga cancellata l'esperienza, è riempirlo di coscienza presente. È una consolazione unica alle tribolazioni di un popolo che non può offrire che la risposta della memoria al punto interrogativo della sofferenza. Ed è da questa coscienza del presente, da questa memoria, che l'ebraismo trae da sempre il senso della propria esistenza. Ricorda ciò che ha fatto a te Amalek, ciò che ha fatto a te, anche tu che sei sopravvissuto, anche tu che da un punto di vista anagrafico non hai subito quello che ti ha inflitto Amalek. Amalek è un ricordo individuale, soggettivo, personale, diventa un paradigma metastorico. Quindi è importante che non si dimentichi. Il quesito è come raccontare tutto ciò e come tramandarlo, soprattutto di fronte alla grande minaccia che è l'indifferenza, che Wiesel definisce non soltanto un peccato, ma una punizione, perché l'indifferenza è il segno della disumanità dell'uomo. Nel suo libro Giobbe, Oddio nella tempesta, Wiesel scrive una frase che ci induce molto a riflettere e che si colloca in quella che è la prospettiva etica della Shoah. Mai, spero, mai potrò accettare la morte altrui. Forse alla fine dei miei giorni sarò pronto a giustificare la mia, ma la morte degli altri no, mai. La Shoah, sappiamo, è diventata per molti un chiaro fastidio, un impedimento alla pacificazione generale,
una notazione un po' stantia, un po' lungo, a chiudere nell'archivio della storia, magari dopo la tepida edulcorazione e revisione di testi scolastici. Questa è forse la più grande preoccupazione di Wieser, come è stata per Primo Levi, che con il tempo la gente smetterà di crederci perché già ora non ci crede. Ma oggi il dibattito del mondo ebraico, ortodosso e non, è quello che è la grande preoccupazione che la Shoah, che la memoria della Shoah non si trasformi, d'altro canto, in una religione del lutto, una religione del genocidio, una religione che prenda il posto e sussuma l'essenza della religione ebraica. Questo è un aspetto oggi molto problematico della celebrazione della Shoah, della celebrazione della memoria, dove c'è un'immagine di vittima facendo parte del passato, un'immagine che non include quegli aspetti vitali e normali relativi a una vita comune e scandita dal quotidiano. È come una celebrazione che non include quel resto dell'identità ebraica, sempre complessa, tutt'altro che monolitica, immersa nel mondo. È un'immagine dell'ebreo del tutto parziale, per questo falsa e lontana dalla realtà odierna. Quindi non aiuta a comprendere la ricchezza e le problematiche della storia e dell'identità ebraica. Questo perché il dovere della memoria dissocia spesso gli ebrei vittime della Shoah da se stessi. Si mostrano, si compiangono, si celebrano, si esaltano i corpi morti degli ebrei, disincarnati, universalizzati, mentre è assente l'ebreo vivo, il popolo ebraico nella sua specificità. E questa forma di celebrazione della Shoah sembra così presentare pesanti cadute non solo sul piano simbolico, ma soprattutto su quello storico, giuridico, etico. Infatti, più gli ebrei sono esaltati come vittime della Shoah, più sono esclusi come popolo, come soggetto reale della storia. Il popolo ebraico mistico viene esaltato come vittima della Shoah, mentre il popolo ebraico fisico, l'ebreo vivente, l'ebreo contemporaneo, viene negato e molto spesso mistificato. Questa immagine dell'ebreo diventa pericolosa quando questa viene utilizzata per dimostrare altre tesi, e non tanto quindi quando viene presa, magari temporaneamente, per capire di più, per domandarsi le ragioni storiche, filosofiche della Shoah. E quindi, come dice Shmuel Trigano, queste immagini diventano un elemento fondante, semplice e alla portata di tutti, destinata ad altri scopi, strumentalizzata per sostenere tesi antisemite e negazioniste, in alcuni casi contro la legittimità dello Stato di Israele. L'immagine della vittima nazista
viene infatti accorpata, identificata all'immagine della vittima israeliana per una strana proprietà transitiva, da cui ne consegue che gli israeliani si comportano come dei nazisti nei confronti dei propri fratelli palestinesi. Da queste congetture e sillogismi possono scaturire tesi ancora più allarmanti. Ma se gli ebrei oggi sono come i nazisti, allora i loro padri si sono meritati di essere massacrati. Se i carnefici e i loro complici di ieri hanno ucciso degli ebrei, hanno fatto bene, limitando almeno in parte le future angherie che gli ebrei commettono oggi. E ancora, se loro sono come i nazisti, che colpa abbiamo noi, i nostri padri, i nostri nonni, la società italiana, la cultura europea, per essere stati, se non attori, almeno indifferenti spettatori della loro umiliazione, della loro persecuzione, della loro deportazione, delle loro torture e della loro morte? Come fronteggiare tutte queste degenerazioni? Sappiamo che la memoria ebraica è una memoria che sostituisce alla storia. La storia è qualcosa che dà garanzia di stabilità al ricordo, ma quasi sempre monumentalizza, distanzia i sentimenti, li affetta, li normalizza e pretende di offrire in cambio un'impossibile obiettività. La storia, come il monumento, sottrae la memoria alla sua appartenenza individuale per consegnarla alla collettività universale. Quindi la commemorazione del passato, i monumenti ai caduti, i musei, sono tutte forme di memoria collettiva istituzionalizzata e di fatto sottratta alla coscienza individuale. Questo è quanto spesso racconta Edith Bruck dei suoi viaggi della memoria, dove vede ragazzi liceali che si sbaciucchiano nei campi, che si scrivono SMS e che magari si azzittano al minuto di silenzio. Non è questa la memoria ebraica. Dice Wiesel che abbiamo tutto il diritto di domandarci se è normale che l'ebraismo non sia stato assolutamente scosso dalla Shoah come i nostri antenati lo furono dalla distruzione del Tempio, dalla cacciata della Spagna. Però crede di cambiare il corso della storia semplicemente narrando dei fatti spaventosi non è che un'illusione. Ed è per questo che questa testimonianza di Wiesel e di altri che si interrogano sulla presenza di Dio non ha nulla a che vedere con l'ateismo. In un'intervista Wiesel dice che per l'ateo non esiste la questione del silenzio dell'eclissi di Dio ad Auschwitz, perché per l'ateo non c'è Dio. L'idea stessa di un Dio è assolutamente inconcepibile. Solo un uomo religioso
Poi la questione del silenzio di Dio, della sua crisi, della sua morte apparente nei campi della morte. Quindi se c'è un tempo per pregare, c'è un tempo per porre delle domande a Dio, è un terzo tempo in cui in assenza di risposte non è stato da fare. Se non intentare un processo a Dio. E questa è una cosa straordinaria. Come dice il celebre rabbino lituano, il Chaim di Volozhin, allorché Israele non compie la volontà di Dio, indebolisce, se così posso esprimermi, la potenza di Dio. Quindi noi abbiamo il diritto di replicare che quando Dio non libera Israele dalle mani del boia, è come se abbandonasse, come se tradisse questa parola. Quindi già dopo, contrariamente all'ateismo, questa suprema protesta conferisce alla fede un'espressione tragica ma irrinunciabile, un po' una dialettica traumatica con Dio espressa in un mirabile detto hassidico che un ebreo può vivere con Dio, in Dio e perfino contro Dio, ma mai senza Dio. E già dopo la distruzione del Tempio di Gerusalemme, il profeta Geremia domanda: ecco che gli idolatri hanno danzato nel Tempio, dove è dunque il terrore che Dio ispira? Il libro di Daniele, che dice: gli idolatri hanno ridotto i tuoi figli in schiavitù, dov'è la tua potenza? O per arrivare a quanto esclama Rabbi Ishmael, uno dei perseguitati dai dominatori romani, che dice: chi è come te? Invece di dire: mica moha bailim, chi è come te tra le divinità, vocalizza diversamente la parola divinità e lo legge come muti, chi è come te tra i muti, o Signore che vede l'angheria che subisce il tuo popolo e te ne stai zitto e te ne stai muto. E qui c'è un moltiplicarsi di commenti, perché questa parola, noi sappiamo che l'ebraico è consonantico, per cui ci sono alcune parole che possono essere lette in tanti modi. E questo Elim, divinità, può essere letto anche come muto, ma può essere letto anche come forte. Chi è come te, o Dio forte, che non ti fai intaccare dalla prepotenza, dalla malvagità dell'empio, del malvagio, dell'arrogante. E un grande pensatore, il Paral di Praga, interpreta questo passaggio mettendo in luce come Tito, il grande profanatore, colui che è entrato nel santo dei santi, nel posto dove la presenza di Dio, la percezione di Dio è massima, ha urlato, ha bestemmiato, ha strappato la cortina del divisorio, ha fatto l'amore con una prostituta, per cui il massimo della profanazione, e Dio è rimasto muto. Interessante che Tito era colpito a morte da un piccolo insetto che gli entra nel naso, che lo fa impazzire, colui che ha dominato il mondo, colui che ha sottomesso il mondo, viene colpito dall'essere più piccolo
era sua morte, è la più invisibile, la più silenziosa, colui che ha gridato nel Santo dei Santi. Vuol dire che noi non possiamo conoscere i disegni di Dio. Quindi questa conoscenza di Dio, questa esperienza di Dio si fa anche attraverso l'esperienza del silenzio. Come dice il Talmud, che chi non vive l'esperienza del nascondimento di Dio è come se non facesse parte del popolo ebraico. Cioè nel DNA del popolo ebraico c'è cioè dentro il fare esperienza delle crisi di Dio, di cui ne ha parlato molto Antibube, ne ha parlato molto André Neher, e di cui, come diceva Carucci, citando quel passo del Deuteronomio che dice: io in quel giorno nasconderò il mio volto, mi eclisserò. Non a caso i maestri del Talmud si pongono una domanda che non ha nulla di logico. Si chiedono: dove sta nella Torah la storia di Esther, della regina Esther? Il libro di Esther, tutta la sua storia, dove lo collochiamo? Dov'è l'inizio della Torah? Ma come possono i maestri del Talmud porsi questa domanda? La storia di Esther avviene circa 7-8 secoli più avanti della chiusura della Torah, della morte di Mosè. Come possono i maestri aver previsto la storia di Esther? Ebbene, per noi la Torah non è solo un libro da leggere, neppure solo da studiare, ma un libro da vivere, un libro dove è scritta, dove si trova tutta la storia ebraica, passata, presente e futura. Quindi ci deve essere in qualche modo un accenno alla storia di Esther, alla sua esperienza, alla sua tragedia. Esther, il nome Esther di questa regina, che sventa questo complotto antisemita, di questo genocidio invocato da questo perfido ministro, ci dice appunto quella è l'esperienza del nascondimento, del silenzio, dell'eclissi di Dio. Tanto è che è l'unico libro biblico in cui il nome di Dio non compare mai e dove tutta questa storia sembra affidata alla casualità, come diceva Carucci. Non a caso la sorte del popolo ebraico è affidata al caso. Si gettano i dati per stabilire il giorno in cui dovranno essere uccisi e messi a morte. Poi la guida talmente invisibile, talmente impercettibile della divinità, è talmente silenziosa, è talmente criptica che viene appunto messa in discussione. Per concludere, c'è una grande lettura biblica, che è anche una lettura importante nell'esegesi cristiana, che è il capitolo 22 della Genesi, anche se poi sono due esegesi un po' diversi. Il cosiddetto sacrificio di Isacco, che per noi ebrei non è un sacrificio, ma è solo una legatura. Dice un grande maestro hassidico Rebbe di Kotzk che il vero sacrificio non è stato tanto quando Abramo e Isacco hanno scalato la montagna
Sì, che deve essere stato terribile. Hanno camminato per 3 giorni, ci racconta la Torah. Il padre intento a uccidere un figlio consapevole che sarebbe stato ucciso dal suo padre. Deve essere stata un'esperienza, una dimensione incredibile, incredibile. Eppure ci dice gli ebrei che c'è una dimensione ancora più straordinaria della salita, che è la discesa dalla montagna. E quando Dio ha rifiutato il loro sacrificio e quando ha dato un messaggio, è più difficile vivere per Dio che morire per Dio. Quando Abramo ha capito che il Dio che lui sta servendo, il progetto che lui sta abbracciando, è un Dio che vuole la vita e che ci ha detto nel Deuteronomio capitolo 30 e tu sceglierai la vita nonostante tutto, malgrado tutto. E noi siamo il popolo del nonostante tutto, cioè il canto per eccellenza con cui noi ricordiamo la Shoah, che è l'11° articolo di fede di Maimonide. Io ho fiducia illimitata nella venuta del Messia, e nonostante lui indugia, io ciò nonostante ho fiducia. Quindi, nonostante la Shoah, nonostante le persecuzioni romane, noi continuiamo a scegliere la vita giorno per giorno e soprattutto a sfidare questa discesa che non è affatto più facile della salita. Propongo che facciamo una prima raccolta di domande, forse 2 o 3, e poi lasciamo intervenire i nostri 2 relatori. In un contesto come quello dell'Ottocento, che è il contesto in cui si viene a creare quella che sarà l'ideologia nazionalsocialista, quali sono state le colpe, soprattutto nell'Europa centrale, nella Germania, nella Repubblica Ceca, Austria, quali sono state le colpe del popolo ebraico, ossia in un momento in cui si veniva a creare il culto del folk, del popolo germanico e del suo Geist? Qual è stata la colpa del popolo ebraico? Perché gli ebrei non sono riusciti a entrare a far parte di questo culto? Quali sono le origini della scissione fra i tedeschi, fra il culto della Germania, che diventerà così forte soprattutto dopo la Prima Guerra Mondiale, e invece la lontananza degli ebrei da questo culto? Grazie. Sì, io volevo chiedere al rabbino Carucci se per mediare tra, cioè se poteva essere di aiuto concettualmente il concetto di causalità duale per spiegare questo enigma che riguarda la Shoah, ma anche tanti altri casi di questo male per noi incomprensibile, no? Cioè, la causalità duale è un concetto che ha coniato von Rad, ma poi che è ripreso anche da esegeti ebrei come Yair Amit, eccetera, no? Che media un po', perché c'è sì questa idea di Dio che è diciamo sovrano della storia nel suo complesso, ma poi che nel particolare ci sono queste situazioni in cui può vincere il male. E poi c'era dall'altra parte, per cui tra questo doppio aspetto di Dio che è sovrano universale ma nel particolare si può ritrarre, poi l'idea del caso. Ecco, il concetto di causalità duale, pur rimanendo, diciamo, cioè, si rimane sconcertati, no, da certi episodi in cui il male trionfa, però può essere forse un concetto, diciamo, comodo per afferrare, per comprendere questo. Beh, perché gli ebrei non entrano in questo culto del folk? Perché in realtà non fanno parte. La grande
ambivalenza dell'ebreo occidentale, che è forse all'origine di tutto il meccanismo, diciamo, pregiudiziale, è il suo essere dentro e contemporaneamente fuori, essere parte ma contemporaneamente non essere parte. Quello che Freud chiama il perturbante in un suo saggio, nel quale parla di quanto è turbante per l'uomo vedere qualcosa che gli sembra umano e poi scopre essere una marionetta. Ebbene, un po' l'ebreo è così, diciamo, nel mondo occidentale. L'ebreo è indistinguibile, non ci sono tratti che mi permettono che possano sostenerlo la propaganda antisemita e tutta la iconografia classica che rappresenta l'ebreo col naso pronunciato, un po' gobbo, eccetera. Insomma, se facessimo, c'è stato una volta un antropologo italiano di grande spessore, Alfonso Di Nola, che ha fatto un esperimento, ha mostrato in zona in Italia dove gli ebrei non c'erano più da 500 anni 50 fotografie con diversi tratti somatici, domandando a chi le vedeva se potevano identificare tra queste fotografie chi fosse l'ebreo, e naturalmente c'era qualcuno che dice sì, questo è ebreo perché c'è il naso. Naturalmente nessuno dei ritratti nelle fotografie era un ebreo. L'esperimento era molto interessante da questo punto di vista, quindi che se ne dica, non esistono dei tratti nell'Occidente oramai da vari centinaia d'anni. Quindi il problema mi sembra esattamente questo: l'ebreo è perturbante perché è percepito identico e anche assolutamente diverso. Questo è quello che turba più ciò che sembra vicino e lontano di quanto sia conturbante quello che è esplicitamente lontano. Allora io penso che, insomma, è da una parte non direi che c'è, la domanda conteneva questa idea che esiste una sorta di colpa degli ebrei, che insomma c'è in un certo senso forse una giustificazione dentro le teorie della cospirazione. Mi sembra un po' debole l'ipotesi, insomma, che le teorie della cospirazione sono teorie che in realtà sono fondate proprio su un principio inverso, ovvero voler dimostrare che esiste una cospirazione. Se si legge quel gustoso libro un po' curioso di Umberto Eco, Il cimitero di Praga, è costruito per raccontare questa storia, cioè la creazione di un falso che sostiene che esista una cospirazione per poi, diciamo, perseguitare gli ipotetici cospiratori, che sono una pura invenzione di chi vuole invece annientarli. Io credo che il problema sia proprio questo, che soprattutto nel mondo dell'Occidente, soprattutto nella società occidentale, l'alterità e l'uguaglianza, soprattutto considerando che stiamo parlando di un avvenimento come la Shoah che avviene dopo quella che noi chiamiamo l'emancipazione, cioè dopo il momento in cui gli ebrei sono totalmente equiparati agli altri. Nei paesi dove c'è emancipazione è sconvolgente il tema della persecuzione, non nei paesi dove l'emancipazione non c'è. Nei paesi in cui è irriconoscibile il professore universitario ebreo dal professore universitario non ebreo, in cui è dato libero accesso alla società e alle professioni agli ebrei, che è una cosa di non tanti anni, tanto per essere chiari, nell'Occidente è una cosa che ha poco più di 200 anni, diciamo, nel migliore dei casi. Ebbene, questo avere accanto quello che è percepito come assolutamente altro è l'elemento conturbante. Allora, perché non è inserito in questo, diciamo, culto dello spirito del popolo? Perché è percepito come altro rispetto allo spirito del popolo, e forse si percepisce anche lei stesso come altro, ma non ci vedo un'idea di cospirazione, quanto piuttosto una riflessione sull'identità, ovvero l'accettazione o meno dell'identità altra. Questa idea della casualità duale mi sembra un buon suggerimento, che potrebbe essere, diciamo, declinato in questo modo. Da una parte questa presenza della casualità e causalità, scusate, la causalità duale, da una parte la presenza di una causalità assoluta e sovrana che è quella del piano divino, e dall'altra l'incastro tra questa causalità divina e le tante specifiche, anche minime causalità umane, che ogni essere umano vive nella sua corrente esistenza di individuo e di individuo che è dentro i gruppi. Credo che questo sia in qualche modo sovrapponibile alla lettura che ne darà Soloveitchik,
e che aggiunge questo tema della casualità, e credo che coniugare la sua proposta con quello che diceva Soloveitchik permette di rielaborare ulteriormente il principio, ovvero che la causalità, quando ha spazio, diventa a sua volta la casualità, quando ha spazio, diventa a sua volta una causalità. E quindi la singola causalità è data dallo spazio che al caso viene dato, quando la causalità eccelsa, estrema, assoluta, le lascia spazio. Quindi credo che si possa effettivamente ricostruire. Mi sembra condivisibile. Sì, continuiamo con le domande. Io tento di esprimermi, anche se è una riflessione che porto avanti da tutta la vita, da quando leggo la Bibbia. Intanto sulla sofferenza, mi hanno molto impressionato tutte le interpretazioni, perché quello che è in gioco in realtà non è tanto dove Dio, forse neanche dove è l'uomo, ma qual è il volto di Dio. Mi sembra che se noi diciamo che il male è una punizione, allora sono stati puniti 6 milioni di innocenti e di santi, perché la Shoah ha colpito la parte più santa del popolo di Israele, cioè una parte piena di amore, di fede in Dio, tutta la parte dell'Europa, in tutta quella parte d'Europa. Se noi diciamo che la nascita dello Stato di Israele è il risultato della Shoah, era il prezzo da pagare, allora Dio è un mostro che fa come è narrato nei pagani dell'Antico Testamento, che costruivano le città sul sangue del primogenito. Se la Shoah è la punizione per lo Stato di Israele, è sempre così. Questo Dio che noi adoriamo allora è un mostro, perché ha punito una quantità enorme di innocenti in un modo infernale, perché Auschwitz e i campi non erano luoghi di distruzione, erano l'inferno, perché prima che la gente morisse, questa gente doveva venire condotta nell'orrore fisico, psicologico e spirituale, nel baratro, nell'abisso dell'inferno. E rispetto al caso, a me non convince tanto, perché io credo che, cioè, quello che mi sembra che sia molto impressionante è appunto questo Dio creatore che ha voluto creare di fronte a sé una persona a sua immagine, quindi dotata di libertà. C'è il gioco di queste due libertà, e non c'è solo Dio che dice io nasconderò il mio volto, ma c'è Caino, appunto il primo omicida della storia, io sarò nascosto lontano dal tuo volto, e quindi la possibilità per l'uomo di una vita svolta nella sua piena libertà, ma lontana da Dio, non nella luce di Dio e non nella sequela di Dio. Se dicendo tu vedrai le mie spalle significa tu mi seguirai, tu mi potrai seguire. E quindi il gioco di queste due libertà. Devo tagliare, dico solo una cosa. Noi cristiani ed ebrei continuiamo a festeggiare giustamente la Pasqua, che è la festa in cui Dio ha fatto dei prodigi immensi per salvare il suo popolo, per riscattarlo, ha fatto questi prodigi grandissimi. Ma non è questa tutta la rivelazione del volto di Dio, perché pian piano è stata ben diversa la rivelazione del volto di Dio. Questo era per conquistare la fede del popolo, perché il popolo diventasse da... Alla fine... Prendiamo sì. Ancora una seconda sì. Domanda. Dico solo questo, che secondo me il libro di Ester è la chiave. Volevo soltanto chiedere come mai la tradizione ebraica ha scelto la parola Shoah e Olocausto per una cosa del genere? Sì.
Allora, il professor Carlucci ha toccato due punti. Uno si riferiva ad una scuola di pensiero che vedrebbe nella nascita del nuovo Stato di Israele una sorta di prodotto, di sottoprodotto della Shoah. Ecco, volevo ricordare a questo proposito che due tra i massimi politici della prima metà del Novecento, implicati più o meno direttamente in questa tragica vicenda, e cioè Stalin e Mussolini, in realtà hanno sempre espresso l'opinione, poi non realizzata, di deportare gli ebrei, sia provenienti dalla Russia che provenienti dall'Italia, in un'altra terra. Non avevano mai pensato direttamente allo sterminio. Il secondo punto che volevo toccare riguardava invece questo accenno che lei ha fatto ai due territori, come dire, contrapposti di casualità e causalità, per dire che nella scuola di pensiero di origine greca il caso potrebbe essere interpretato semplicemente come un escamotage per nascondere la nostra incapacità di vedere le cause, e quindi tutto riporterebbe alla inesorabilità, come dire, delle cause vere, insomma, che solo che non sono sempre leggibili. Grazie. Siete pronti? No, facciamo, perché sono troppi, poi troppe domande. Volevo dire soltanto una cosa, la prima domanda, se c'è una qualche presunta colpa del povero ebraico, oltre a quello che ha spiegato, cioè a Carucci, il tema della diversità, cioè l'ebreo porta un po' nel suo DNA un progetto che è sempre un po' controtendente, che non sia omologa, che è quello che è sempre, come si dice, i termini stessi, ebreo significa dall'altra parte, colui che non piega la schiena al totalitarismo, è colui che è portatore di una cultura di minoranza che vive e che lotta affinché ci siano sempre culture di minoranza, per cui è visto per eccellenza come diverso, e soprattutto in un contesto, in un regime totalitario come è stato quello del nazifascismo, ovviamente l'ebreo è una figura molto, molto scomoda, perché non è portatore di un pensiero omologato e totalitario. Però non dimentichiamo anche che il nazismo, il fascismo, rispetto alla sua politica anti-ebraica, trova anche un terreno molto fertile, un terreno dove l'antisemitismo si tocca con mano, qualcosa nasce da lontano, e c'è un terreno fertile soprattutto di matrice religiosa, per cui non è che nasce così ex novo. E non scordiamoci soprattutto i testi di Primo Levi, cioè non dobbiamo vedere soltanto il gerarca nazista, ma dobbiamo pensare anche al postino, al capostazione. Ci cioè sono stati tutti i meccanismi, tutte manovelle di una grande macchina, dove c'è stato anche l'uomo semplice, l'uomo della strada, l'uomo che andava a messa, usciva dalla messa e collaborava con il genocidio, per cui cioè non dobbiamo dimenticarci questo aspetto qua. Non sono stati soltanto soldati, sono stati uomini semplici, comuni, che la sera andavano a casa, mangiavano e raccontavano le storie bibliche ai loro figli. Qui è questo il grande paradosso della Shoah, cioè che ha coinvolto tutti e non solo un esercito. Perché gli ebrei si ostinano a rifiutare il termine olocausto? Perché l'olocausto è la traduzione
di un termine biblico relativo al culto sacrificale che veniva attuato nel tempio, prima semovente nel deserto e poi nel santuario di Gerusalemme, dove tra i diversi sacrifici alcuni venivano bruciati in parte e consumati in parte dall'offerente o della categoria più deboli del popolo, il povero, il levita, il sacerdote, il forestiero, per cui il sacrificio è anche un aspetto socio-economico che ridistribuiva le ricchezze. Mentre c'era un tipo di sacrificio che era appunto l'olocausto, che veniva bruciato internamente. Quindi nell'ottica biblica quel sacrificio è un po' la vittima sacrificale. Quindi noi ebrei rifiutiamo questa associazione, uno perché il popolo ebraico, per la provvidenza di Dio anche in questo contesto, non è stato bruciato interamente, non è stato interamente consumato nel martirio. Poi perché anche la Shoah non è soltanto un martirio, no? Ma come appunto accennavo nella storia del cosiddetto sacrificio di Isacco, oltre ad essere una storia terribile che incute un grande dolore, una grande lacerazione, una grande sofferenza, deve essere un'esperienza anche quella che ci insegna qualche cosa di produttivo e di positivo. Cioè non è il martirio del popolo ebraico, no? Ma la Shoah significa piuttosto desolazione, distruzione, perché è stata distrutta una grande parte del popolo ebraico, ma che non è stato immolato interamente. Le domande sono molto interessanti, chiederebbero ovviamente risposte molto più lunghe, però vorrei partire dall'osservazione su Caino, che in effetti è molto appropriata, però mi sembra molto indicativo il caso di Caino, perché Caino effettivamente dice: e io sarò nascosto al tuo volto, diciamo così. Ma Caino è esattamente il paradigma della casualità, perché lui dice: chiunque mi incontrerà mi potrà uccidere. È un fatto assolutamente non nella programmazione, ma nella casualità. Allora io sono solamente d'accordo che è la causa, che il nascondiglio della causa è il caso. La storia di Esther, di cui ha parlato Rav della Rocca prima, che è stata citata, è in questo senso esattamente la fotografia di questo principio. La causa si maschera da caso, e quindi è evidente che nel panorama generale dell'interpretazione della storia, posto Dio nella definizione ragionevole che possiamo dare e che ci accomuna, il caso che spazio può realmente avere? Ma è anche vero che il caso con la C maiuscola, la causa con la C maiuscola, la causa delle cause, interessante che Maimonide nella sua prima definizione di fede come obbligo si esprime esattamente così: credere che esista una causa che è causa di qualsiasi effetto della realtà, causa che se non ci fosse renderebbe inesistente qualsiasi elemento della realtà. Questa è la definizione filosofico-teologica di Maimonide di fede. Allora è chiaro che il caso in questa definizione è molto problematico da collocare, ma è altrettanto interessante la proposta, che evidentemente teologicamente è complessa da definire in tutte le sue variabili, che fa il Rav Soloveitchik, che tende in un certo senso, in questa modalità in cui introduce il concetto di micre, di caso, di appunto affermare una componente di responsabilità umana, perché è chiaro che nel momento in cui noi siamo solo effetti della causa delle cause, allora dove esiste la nostra responsabilità? Se noi siamo solamente, nella forma più volgare e semplificata di questa lettura,
pedine, siamo solamente strumenti, e allora veramente viene fuori una visione mostruosa di Dio, come è stato detto, per cui è tutto colpa di Dio. E in fondo, se ci si pensa, questo è il giochetto che l'uomo tenta di fare dalla sua origine. Perché quando Dio domanda conto ad Adamo del suo errore, Adamo risponde: è stata la donna che tu mi hai messo accanto. L'uomo dice: colpa tua. Non è colpa mia, neanche dice colpa della donna. In realtà è colpa tua, Dio. Sei tu che mi hai messo accanto la donna, che mi ha seduto e mi ha fatto mangiare il frutto. Allora, mi sembra che bisogna riuscire, rilavorando con grandissima difficoltà in questo panorama concettuale così articolato, però bisogna riuscire a dare uno spazio alla coscienza della responsabilità dell'uomo. Perché è questa un po' la domanda che citava Rav Della Rocca poco fa, insomma, dov'è l'uomo? Noi dobbiamo domandarci contemporaneamente dove l'uomo e dove Dio. Non possiamo fare solamente una delle domande, perché facendo solamente una delle domande arriviamo o assolutamente a un meccanismo di causalità infernale, in cui la causa delle cause è il colpevole, o dall'altra la negazione della causa delle cause, perché tutte le responsabilità sono nelle mani dell'uomo. Noi dobbiamo riuscire, come diciamo uomini religiosi, perché è di questo ambito che stiamo cercando di parlare, di trovare una risposta che tenga dentro sia l'una che l'altra delle questioni. E ovviamente lo sforzo più complicato è questo che ho cercato di dire all'inizio: non è affatto vero che la lettura religiosa semplifica, assolutamente non semplifica per niente. Che cosa? Se voglio lodarlo, che sono altre forme di sacrificio. Il sacrificio quotidiano perpetuo era rappresentato da questi due sacrifici, mattutino e pomeridiano. È un'offerta automatica che non ha nessuna, diciamo, ricaduta sull'ambito umano. È impossibile leggere la Shoah come questa forma di relazione con Dio, è impossibile. E questo è uno dei motivi, come ha detto, mi sembra molto linearmente, la Della Rocca, per cui c'è un'allergia, in un certo senso, all'uso del termine olocausto nella tradizione ebraica recente. Come no? Ho dimenticato che la storia di Caino è anche molto esemplare, che è il primo che fa esperienza di queste crisi di Dio. Cioè, nessuno ha diritto di imitare Caino. Cioè, in questo c'è questa differenza con la filosofia greca del concetto di infato. Cioè, il destino non è nei suoi ambiti. Il figlio di un assassino non è per forza un assassino, e paradossalmente l'esegesi rabbinica sostiene che Caino è il primo omicidio, ma anche colui che per primo ha fatto Teshuvah. Che vuol dire Teshuvah? Che si è pentito, che si è ravveduto e che ha insegnato a suo padre a vedersi. Suo padre l'ha visto, si è stupito e ha detto: ma come? Tu hai ucciso una persona e te ne giri tranquillo per il mondo. E lui dice a suo padre: ma io mi sono pentito. Allora, suo padre dice: io non sapevo che il potere del pentimento fosse così grande. E quindi anche lui si pente. Quindi Caino non è ineluttabilmente un assassino. È stato un assassino, ma più forte nel male è il bene, il potere di ravvedersi, il potere di affrancarsi dal male. Mi ringrazio molto, ma dobbiamo veramente portare a termine il nostro incontro stasera. Vi chiedo anche di magari uscire presto, perché per non appesantire il lavoro degli impiegati. Tre appuntamenti comunque, mi permettete di dire: domani nella ricorrenza della giornata di riflessione ebraico-cristiana c'è all'Università Lateranense un incontro con il Rabbino Capo di Roma alle ore 17:30, domani, dunque a Lateranense, interviene dopo Riccardo Di Segni il professore Neudecker qui del Biblico. In occasione di una visita alla celebrazione dell'Erev Shabbat il 25
gennaio al Grande Tempio, qui alla Gregoriana, il giorno prima, il 24 gennaio, ci sarà una lezione del Rav Ariel Di Porto che ci introduce alla liturgia ebraica e in specie alla liturgia del venerdì sera, e dunque alle ore 17 il 24 gennaio. Per informazioni rivolgetevi via del sito del Cardinal Bea, oppure chiamate al Cardinal Bea. E il prossimo appuntamento per il ciclo il 20 febbraio, sempre qui in Gregoriana alle ore 18. Grazie tante ai nostri relatori, grazie a voi.